Siamo a Spazio Nolo 43 a Milano, in Viale Monza 43, Nolo perché è nord di Loreto, in un concept store che è il mio punto di riferimento. Qui con me quest'oggi c'è Andrea Mercurio. Andiamo Buongiorno. Con il rituale? Io saluto anche il prosecco che abbiamo appena finito, è stato un piacere conoscerti. Prosecchino buonissimo, tra l'altro. È durato poco, ma è stato intenso. È stata una relazione molto sentita. One, two, three, vai! Yeah! Andrea Mercurio è un amico datato, perché ormai ci conosciamo da quanti anni? C'è il pelo bianco addirittura. Insomma, sono quasi 20 anni che ci conosciamo, sì. Alla fine. Ma io ti conosco da più tempo, perché da io. Più tempo, io guardavo la Pimpa quando ero bambino e c'era la tua voce che faceva la sigla. Quindi io e hai fatto sono nato come tuo ammiratore. Onoratissima di essere stata in qualche modo tua amica prima ancora di conoscerti. Ma personalmente. Io guardavo i cartoni animati in base alla voce, quando c'era la voce di Jasmine, che non sapevo fosse di Jasmine, sentivo solo il suono della sua voce, io guardavo quel cartone animato qui. Andrea è un caro amico e a parte essere il mio caro amico abbiamo tante cose in comune. In primis la gioia di condividere momenti divertenti ironizzando sugli aspetti della vita che magari potrebbero essere presi in modo più grave, invece così sdrammatizzando si riesce a fare della vita una grande avventura dove anche le sfide più importanti diventano occasioni per farci una risata. Sì, anche su noi stessi, oltre anche alle sfide, su noi le, le circostanze, anche spesso noi ci prendiamo un po' troppo sul serio. Sul serio. Proprio il genere umano si prende troppo sul si serio. Si prende troppo sul serio. Come mai questo, Andrea, secondo te? Come mai tendiamo a drammatizzare invece di così semplicemente far tesoro delle esperienze che abbiamo? Perché è un'epoca in cui si vuole creare una malattia per tutto. Si sta diffondendo inconsciamente la cultura subdola di diffondere la malattia della felicità. Cioè, come se fosse un brutto parlare della felicità, una malattia. Cioè, cos'hai di cui essere felice? Con tutto il male, le cose brutte che ci sono. Invece c'è tanto di cui essere felice, no? È vero che c'è tanto di cui essere felice. Andrea si occupa di scrittura, è un autore radiotelevisivo. So che tu nell'arco della tua carriera hai reso molto più brillanti delle trasmissioni radiofoniche che hanno avuto un successo strepitoso, solo che noi attribuivamo la vena comica agli speaker che via via parlavano, non sapendo che eri tu dietro le quinte a preparar loro il copione. Sì, quello che adesso si chiama ghostwriter, nell'editoria c'è sempre stato anche nella radiofonia. Stupendo, io non lo sapevo, Andrea, ero convinta di ascoltare questi speaker e dicevo che geniali queste persone che hanno la battuta pronta per tutto. In realtà eri tu alle 5 del mattino a svegliarti a scrivere la trasmissione. È incredibile! Qual è il lavoro di tutto quello che ti è capitato di fare? Qual è la cosa che ti è rimasta più impressa, che ricordi con maggiore così piacere? Nelle radio? C'è stato nelle radio o alla TV? Ci fu una ragazza una volta che aveva appena perso la mamma da pochi giorni e quel giorno mandò in radio una. Sentì la mia trasmissione, io facevo anche lo speaker a Radio Kiss Kiss e scrisse un messaggio. Io la chiamai perché doveva partecipare a una specie di gioco o qualcosa del genere, ma lei non gliene fregava niente. Poi dopo l'ho sentita più tardi, dopo la trasmissione, mi ha detto guarda, io non avevo mai scritto a una radio in vita mia e mi era appena morta la mamma, vedevo tutto nero, però tu mi hai fatto ridere. Cioè quello è stato un puntino di luce in un foglio, in una pagina di vita tutta nera, e mi hai ridato un po' di allegria, di speranza, di felicità. Allora questo penso che sia la parte più bella del nostro lavoro, di noi che facciamo in qualche modo della leggerezza un pezzo di vita. Leggera come l'acqua di sorgente, cristallina, che scorre libera e si manifesta sotto forma di cascatelle, di montagne allegre. Sento anche il fruscio. Senti anche proprio il rumore. Traducimi in una metafora il modo che tu hai personale di affrontare gli inevitabili marosi che la vita ti manda. Che fai? Prendi la tavola da surf, ti ci butti dentro, ti ci tuffi, rimani lì come un palo? Mi piace tanto, adoro. Come se fosse noi fossimo delle. L'opportunità che ci viene davanti o quello che dobbiamo fare è fosse una specie di tavola, visto che abbiamo parlato di metafora, una tavola di legno con cui congiungere due punti estremi sotto il quale c'è il vuoto, no? Allora tu puoi guardarla e dire ma è stretta, non ce la farò mai ad arrivare ad attraversare dall'altra parte in questa situazione, oppure per dire oh, meno male che comunque mi sono rimasti questi 10 centimetri di essere, di vita, di coraggio, di creatività, di salute, di tutto quello che abbiamo per arrivare dall'altra parte.
salto di palo in frasca, con te mi sento libera di andare con la corrente. Se tu dovessi trovare l'immagine per descriverti, qual è l'immagine che ti viene in mente? È quella di un laghetto di montagna illuminato dalla luna piena? È quello di un mare, di un oceano immenso? O di un mare racchiuso in una baia? O un fiume allegro che scorre? Sono come il mare nell'arco della giornata, cioè tu lo trovi in certi momenti tranquillo, sereno, magari ti accarezza con qualche parolina gentile, a seconda delle circostanze, che può essere, essendo anche autore musicale, fai qualche nota e testo romantico, così come nel pomeriggio a un certo punto si alza il vento e diventa un po' più impetuoso, anche proprio affamato di sabbia, cioè deve sconfinare oltre i limiti. Quando ti si accende la lampadina del genio e devi creare, che ne so, una nuova trasmissione, un nuovo format, una canzone, perché Andrea è anche musicista tra le altre cose, cioè anche autore, come ti descriveresti in quei momenti di grazia assoluta in cui arriva l'ispirazione e produci qualcosa di nuovo? In questo caso sono più acqua da rubinetto, nel senso che lo devi aprire, abbiamo sete, abbiamo l'impulso di bere e giriamo il rubinetto, esce l'acqua e noi andiamo a bere. L'acqua c'è sempre stata là, ma se non abbiamo l'impulso di bere non l'apriamo. Certo, così quindi è un impulso dato dall'emotività, dalla circostanza, perché dobbiamo in qualche modo creare. Tante cose nella mia vita sono nate perché avevo la circostanza di dover fare, di dover creare, di dover provvedere alla mia famiglia. Certo. E non credo tanto nell'idea dell'aspetto che mi arrivi l'ispirazione dall'alto, come l'acqua c'è. La fonte ce l'abbiamo, certo. Poi devi andare a prendere, devi, tutto ciò è meraviglioso, devi aprire il rubinetto. Quindi quando ti viene commissionato un lavoro, per esempio creativo, di scrivere un libro su un determinato argomento, di scrivere battute, di scrivere dei testi, degli spot pubblicitari, eccetera, tu hai già un lavoro. Ti viene dato questa opportunità, tu devi aprire il rubinetto, tu hai l'acqua della tua creatività dentro, però tra l'altro non sai neanche quanto è profondo il pozzo, e questo è meraviglioso, perché a volte apri e ne esce talmente tanta, e qui viene lo stupore, dici wow, io avevo dentro tutta quest'acqua e non lo sapevo, no? Quindi è un, soprattutto nelle canzoni, perché a volte fluiscono proprio come l'acqua, in modo incontenibile, cioè in modo difficile da comprendere e da indirizzare in una determinata direzione o misura, e quindi e lì capisci, wow, ma questo non sapevo di avere tutta questa, ma che bel colore che ha. Ah, è vero! Questa è la novità assoluta, grazie Andrea per avermelo ricordato. Vi presento ufficialmente per la prima volta e in anteprima la borraccia in vetro blu di Ondina Wavelet di Blue Barrel Love. Presto disponibile anche in Europa, con incisioni a sabbia, con parole, mantra, comunque vogliate chiamare queste scritte o questi disegni di ispirazione, che servono ad aiutare l'acqua a recuperare la struttura molecolare che aveva alle origini prima che venisse contaminata da pensieri, parole, intenzioni, circostanze non buone che l'hanno portata a così essere un pochino stanca. Io sono così felice perché l'acqua è viva. L'acqua è viva, ascolta quello che diciamo. Dove sta andando il flusso della tua corrente? Dove ti sta portando? Qual è la prossima cosa alla quale ti dedicherai? Mi sta portando proprio la corrente, perché le circostanze probabilmente non esistono, esiste questo flusso di acqua vitale che ti indirizza in una determinata valle verso il mondo dell'adolescenza, degli adolescenti, un po' perché i miei figli sono e stanno terminando quell'area, e un po' perché proprio la professione mi sta indirizzando in questa fascia di età, nello scrivere dei racconti, romanzi per questo target di persone. E è stato proprio curioso, perché quest'estate leggevo con mia figlia un libro che le è andato per le vacanze, un libro di prima media, sia perché altrimenti lei dice di averlo letto e poi non lo legge, quindi devo sapere che cosa ha letto, sia perché mi piace discutere poi con lei del libro. E mentre ero a metà di quel libro mi è arrivata una proposta di scrivere delle cose per questo target di persone. Sì, tu hai parecchie cose da fare in questo target. Io lo so di già, cose che magari in questo momento è prematuro annunciare, ma arriveranno, e quando arriveranno allora... Sono anche progetti che fanno acqua da tutte le parti, però comunque sono belli. Ma è acqua buona e ristrutturata, con la sua molecolina esagonale, regolare, alla Masaru Emoto, stimolata da parole come amore, gratitudine,
verità, libertà e pensa così come, via, consapevolezza. Pensa come cambiano i modi di dire. Una volta dicevi fa acqua da tutte le parti per dire una cosa negativa, adesso cosa invece buona, è positivissimo. Con la poca acqua che c'è a bere c'è di roba che fa acqua da tutte le parti. Sono contentissima di averti avuto con me, grazie per esserci stato, so che ci sarai ancora, tornerai sicuramente, e per quanto ci riguarda al prossimo appuntamento con The Wavelength Show, Ondina Wavelength Show. Ciao!